Buongiorno a tutti. Innanzitutto, buon 1º maggio. Sebbene sia un 1º maggio anomalo, e vi confesso che è un 1º maggio che non festeggio con tantissima allegria, forse per la paura per chi continua a lavorare nonostante il Covid e per la tanta paura per chi non lavorerà probabilmente a causa del Covid e questo momento che stiamo vivendo. Mi connetto con voi dal mio terrazzo, approfittando di una pseudo giornata di sole. Come vi avevo anticipato, oggi avremo un ospite eccellente, che nasce questa, diciamo, intervista chiacchierata più che altro con, la persona che adesso vi presento in virtù dello sdegno, dell'incazzatura, della rabbia che ha generato la scarcerazione di boss mafiosi molto pericolosi che sono andati agli arresti domiciliari. La persona che adesso collegheremo e con cui faremo una chiacchierata è Catello Maresca. Per chi non fosse edotto, Catello Maresca è un grande magistrato italiano, è uno scrittore. Dal 2007 è stato sostituto procuratore presso la DDA di Napoli, oggi è sostituto procuratore presso la Procura Generale di Napoli. Ha fatto importantissime indagini, importanti arresti, ci vorrebbe una giornata per elencare la sua carriera da magistrato, da persona seria che vive da tantissimi anni sotto scorta, perché comunque ha, come sapete, impegnato la sua vita per la legge. E lui, tra le tante cose fatte, ha contribuito all'arresto, nelle indagini, di Michele Zagaria, uno dei protagonisti di questo sdegno dei social e del nostro paese. È stato anche fra i protagonisti dell'arresto di Setola. Insomma, sono tante le cose fatte, però adesso lo colleghiamo e ne parliamo direttamente con lui anche della sua vita sotto scorta, che non deve essere una vita facile, perché è comunque una grande limitazione della sua libertà che sicuramente peserà. Io vedo un attimo se è già arrivato online. Così parliamo, Alessandra. Sì, hai sentito parlare molto bene di questo magistrato, un magistrato tra l'altro con origini campane che ha scritto anche molti testi, quindi sarà veramente un piacere averlo qui con noi. Vediamo, dovrebbe essere qui. Facciamo subito questa chiacchierata perché è veramente stato importante in tante condanne da 41 bis e quindi mi farà piacere fare una chiacchiera con lui, se riusciamo a collegarlo, ovviamente, e soprattutto una chiacchiera che nasce dall'indignazione di tutti noi, un'indignazione che ha portato tantissimo, tantissimo sdegno nel popolo italiano, perché giustamente è un errore inaccettabile quello che è stato compiuto, è stato buttato all'aria tantissimo sacrificio fatto da magistrati come Catello Maresca e chiaramente tanti magistrati come lui e lo ringraziamo per la sua disponibilità, se riusciamo a collegarlo, perché vedo che è in attesa di collegamento, ma abbiamo qualche problema forse per connetterlo. Vediamo, vediamo, vediamo se ci riusciamo. Facciamo così, lo riconnetto, ci riprovo perché mi è caduto. Sì, mi state chiedendo se è il magistrato che è stato da Giletti, ci sarà anche domenica, è esattamente lui. E ovviamente ritentiamo, saremo più fortunati e riusciamo così a sentire dalla diretta voce di chi ha arrestato Zagaria, come ci si sente oggi, dopo questa scelta scellerata di mandarlo a casa ai domiciliari in un momento difficile per tutta l'Italia, ma che non può vedere uno Stato che arretra, ovviamente. Catello, io vedo che sei in, Eccoci. Eccoci, che lei è in connessione. Ci sei? C'è? 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 Non c'è? Sentiamo solo la voce, eccoci. dottore. Non vediamo il video. Non vediamo il video. È un No. problema. Sentiamo solo la voce, ma non vediamo le immagini, diciamo. Qualcuno Vediamo, scrive che diciamo. lei è l'idolo, Vedo. un idolo. È troppo buono. Ah, ok, mi dicono Troppo che buono. loro, dicono che loro sono io a non vederla. No, l'abbiamo perso di nuovo.
Non capisco perché. Abbiamo perso di nuovo, lo ricolleghiamo, ragazzi, non è un problema. Allora, non vorrei che sia il mio problema, come sempre, però l'importante è che lo vedete voi. Eccoci. Eccolo, finalmente. Ce la facciamo. Buongiorno Bello e della buon diretta. primo maggio. È il bello della diretta. E Sì. a questo siamo purtroppo ridotti in questo periodo storico. Non possiamo fare altrimenti, dottore. E così. Allora, Buon primo maggio anche a lei. innanzitutto grazie. Grazie mille per aver accettato questo invito. Immagino che lei abbia seguito molto anche i social e lo sdegno che ha generato questa idea di mandare agli arresti domiciliari questa misura alternativa data a Michele Zagaria. Lei è quello che dopo 16 anni lo ha arrestato. Allora, la prima domanda che le faccio a bruciapelo: come ci si sente da magistrato, ma anche da uomo, rispetto a questa decisione? Che sensazioni ha lei? Ovviamente, diciamo, parliamo del fratello di Michele Pasquale, che se possibile è ancora più pericoloso di Michele, perché è la mente imprenditoriale del clan. Ma ormai scarcerato Pasquale può succedere di tutto, quindi diciamo, siamo pronti a qualsiasi evenienza. Sembra scongiurata l'ipotesi di Cutolo, di Raffaele Cutolo, che pure sarebbe stato uno schiaffo e una mortificazione al lavoro. Di tante persone, ma anche a chi ci crede, perché poi in questi giorni ho avuto veramente grandissime attestazioni, grandissimi attestati di stima, di solidarietà, di vicinanza, veramente trasversali, si direbbe in politica, no? Ma da associazioni, da gruppi di persone, da categorie professionali, dai commercialisti, dai piccoli imprenditori. È stato veramente, questa è la cosa bella di questo momento. Va? Io voglio raccontare, raccontiamoci le cose belle. Poi l'amarezza e il rammarico, ovviamente sono anche comprensibili, sono naturali, sono umane. Però, come magistrato, io mi sono messo subito in moto, per cercare da uomo delle istituzioni quale sono, e quale ci tengo a sottolinearlo, no? Resto e quando anche faccio questi interventi e mi propongo in questo modo, lo faccio in questa veste e con questa ottica, e cioè quella di evidenziare delle criticità, degli errori. Noi siamo tutti esseri umani, quindi possiamo sbagliare. Poi, ovviamente, se l'essere umano che sbaglia riveste un ruolo di importanza decisiva in queste situazioni, ovviamente l'errore diventa più eclatante. Però, una volta constatato e accertato l'errore, io credo che l'intelligenza e anche la capacità, no, soprattutto dirigenziale, impone di fare un passo indietro e di intervenire, di ascoltare magari le varie voci, perché io non sono stato il solo a parlare, No, le varie infatti. voci. E capire dove si è potuto sbagliare. Peraltro, un sistema complesso può avere anche un concorso di colpe, no? Non è detto Sì. che poi ci sia un solo responsabile, un solo motivo. E cercare di intervenire. In quest'ottica lo abbiamo fatto. La Procura Nazionale ha proposto ed è stato accettato dal Ministro la possibilità di intervenire con un patrimonio conoscitivo aggiuntivo. C'è bisogno ancora di lavorare tantissimo nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ma soprattutto. dottore, ma lei come se lo spiega però lo scambio che c'è stato fra il Tribunale di Sorveglianza e il DAP? Cioè, come si fa un errore di questo genere? Come si arriva? Guardi, da la mia lettura è che si tratti proprio di un vero e proprio cortocircuito istituzionale. Perché? Perché questa materia vede una ripartizione di ruoli. È vero quello che dice il ministro quando sostiene che il giudice, il magistrato di sorveglianza, ha la responsabilità e l'autonomia per decidere sulla modalità di espiazione della pena. Ma è altrettanto vero che, e il caso di Pasquale Zagaria lo conferma, che la sua decisione è subordinata ad una serie di condizioni e di
momenti, diciamo, di fasi organizzative che spetta invece decidere al DAP dal 2008 insieme all'ASL, insieme all'autorità sanitaria locale. È chiaro che se è vero, ovviamente ci sono degli accertamenti in corso, ma non abbiamo motivo di dubitarne perché è scritto in una sentenza, è scritto peraltro in due passaggi di questa ordinanza del Tribunale di Sassari. Se è vero che il DAP non ha risposto tardivamente, il non rispondere qua significa anche non trovare la soluzione, perché se tu mi rispondi in maniera interlocutoria e anche poco avveduta, come sembra, portalo a Cagliari, no, perché a Sassari non si poteva più curare e a Cagliari non sono strutturati per quel tipo di intervento, è come se non mi avessi risposto. Quindi è chiaro che qua la risposta significa risolvere il problema. E Ma io credo dottore, che. c'era una strada alternativa? Perché la gente, Sì. quello che chiede, dice: hanno dato l'arresto domiciliare, ma qual era l'alternativa nel caso Ma di guardi, specie? diciamo, Se non tutti sono edotti, eh. l'alternativa è ovviamente sempre leggendo le carte disponibili, perché dobbiamo dirlo perché potrebbe uscire una carta che noi non conosciamo. Certo. Leggendo le carte disponibili, l'alternativa era, così come poi è stato suggerito dallo stesso DAP tardivamente, cioè il giorno dopo la decisione dei magistrati di sorveglianza di Sassari, era mandare il detenuto a curarsi, perché noi questo lo dobbiamo anche, no, dire, chiarire e sostenere con forza. Noi non vogliamo dire che i detenuti non hanno diritto alle cure, anzi, sono i primi che devono essere curati come tutte le altre persone. E come avviene di solito, perché ci sono, e questo la gente nemmeno lo sa, ci sono le strutture carcerarie attrezzate per la cura, in altre situazioni i detenuti vengono portati fuori a curarsi, a operarsi. Come è avvenuto per esempio per Pasquale Zagaria. Ci sono dei reparti all'interno di alcuni ospedali. Noi, per esempio, abbiamo il Cardarelli, immagino che Sì, nessuno lo certo. sappia. Al Cardarelli c'è una struttura, un reparto di restrizione, c'è un reparto medico uguale agli altri, solo che invece delle finestre ci sono le sbarre del carcere, però è un reparto medico dove si vanno a curare e altri stanno a Sandro Pertini a Roma, sta a Viterbo, a Parma, a Pisa, ce ne sono tante di strutture simili. Quindi l'alternativa sarebbe stata spostare questo detenuto, che ripeto è stato operato a dicembre, quindi Sì. si poteva anche prevedere che avesse bisogno di un post-operatorio, di un follow-up successivo all'operazione. Il cortocircuito ovviamente l'ha creato l'emergenza Covid, perché il centro medico dove lui si curava a Sassari è stato poi adibito in maniera esclusiva a centro Covid. Però, dottore, il 41 bis è comunque un isolamento, no? Perché chiaramente loro sono. Cioè, chi sta in carcere rischia veramente con il Covid, soprattutto il 41 bis che sta, diciamo, in isolamento. Guardi, questo è un altro paio di maniche, si dice a Napoli. È un altro discorso. Perché il caso di Pasquale Zagaria, ripeto, è incidentalmente collegato al Covid, perché lui non aveva né i giudici, diciamo, se non in una parte poco rilevante dell'ordinanza, riportano questa motivazione. Però il problema vero, che io, qualche amico me l'ha fatto osservare qualche giorno fa, sostengo addirittura dagli inizi di marzo, cioè da prima dei tumulti e delle sommosse del carcere del weekend del 7-8 Altro marzo, tempo. altra brutta pagina, diciamo, di questo periodo e di questo paese. Ma che dicevo, io sostengo da allora che il DAP, che ancora una volta è l'organismo istituzionale deputato a farlo, è l'organismo amministrativo che deve fare queste cose, no? Si deve occupare delle strutture carcerarie, del personale, in collaborazione con l'autorità sanitaria delle condizioni sanitarie, avrebbe dovuto predisporre un Sì, piano appunto. organizzativo, diciamo, anche per i 41 bis, perché è chiaro che in presenza di un piano tu puoi dire che se chi va a portare il cibo, per dire, il 41 bis è isolato, quindi tendenzialmente il Covid non può entrare se non portato da qualcuno. Se tu metti in condizioni quelli che hanno contatto con i 41 bis, dagli agenti di polizia penitenziaria al personale, agli ausiliari che entrano nel carcere, personale medico, di avere tutte le precauzioni, per dire, gli fai i tamponi, la prima cosa, li doti di presidi sanitari adeguati, la seconda cosa. Tutto questo purtroppo non è avvenuto e allora
non avvenendo e non avendo soprattutto i magistrati che devono decidere contezza del fatto che questo sia avvenuto, ma anzi hanno avuto un'altra comunicazione, no? Quella del 21 marzo, che poi ha contribuito a creare altra confusione. Quella del 21 marzo diceva invece di comunicare ai magistrati tutti quelli che avevano patologie, a rischio rispetto all'emergenza Covid e gli ultrasettantenni, senza distinguere tra detenuti in 41 bis in alta sicurezza e detenuti comuni. Esatto. Che è stata, ripeto, Cioè, la la. circolare del DAP non fa una distinzione. No, no, quella no, quella E no. questo è Purtroppo. grave, no? Io credo di sì, ripeto, l'ho segnalato, vedrà tra le mie proposte, un po', poi raccolte anche qua, anche dal mondo della politica, che ho visto, farle proprie anche sulle loro pagine, social. Io avevo suggerito di revocarla immediatamente perché aveva creato una grande confusione e quindi la prima cosa da fare sarebbe stata revocare quella circolare e stabilirne un'altra, fissare, diciamo, Appunto. in maniera diversa che cosa si voleva dire, perché probabilmente si voleva almeno nelle intenzioni sostenere una cosa differente, però purtroppo è arrivato tutt'altro. Ma questi domiciliari gravi per noi che siamo cittadini e che crediamo nella giustizia, non rischiano di essere un precedente storico pericoloso? Cioè quello che è accaduto su Zagaria ed altri, non rischia di essere un precedente storico, dottore? Io credo che ogni vicenda vada trattata a sé. Per cui ogni situazione detenuto, il Tribunale di Sorveglianza ha capacità, competenze e esperienze per trattare ogni caso come merita. E rappresenta più un precedente negativo per l'opinione pubblica, che si fa un'idea sbagliata sia del comportamento, perché poi se non arriva il messaggio corretto, se lo fa sia del comportamento dei giudici, sia del comportamento del sistema giustizia, no, in generale. Noi purtroppo con questo arrechiamo un vulnus, una ferita gravissima a chi crede nella giustizia, no? Alla sua Appunto. tenacia ad andare avanti, ma pensiamo per dire agli imprenditori che hanno avuto il coraggio di denunciare i camorristi, no? sì, che collaborano. Alle vittime delle mafie. Questo è forse il danno ancora più grave, per cui io ho detto senza mezzi termini che stiamo ritornando indietro di 20 anni nella lotta alla mafia in questo paese. Quindi diciamo che fa sue le parole di Cafiero De Raho, il procuratore generale Sì, dell'antimafia, che dice questo è un brutto segnale che si dà dello Stato, come se lo Stato si arrendesse, no? ovviamente, essendo lui più importante di me, poi non so chi le ha Vabbè. dette prima, ma non mi No, non mi interessa, anzi, diciamo, sono contento, a parte gli scherzi, che condivida, ma ovviamente non avevo alcun dubbio, abbiamo una sensibilità comune, facciamo lo stesso lavoro e abbiamo affrontato le stesse emergenze criminali, e quindi chi ha questa esperienza sa che cosa significa. Ma le faccio una domanda un po' sconveniente. Le dimissioni del capo del DAP sanano questa fesseria fatta o è solo un capro espiatorio? Guardi, a me dispiace pure umanamente perché sicuramente la macchina che sta dietro ad un capo è fatta anche di altre persone, di altre teste, di altre. Funzionato questa macchina e purtroppo, come spesso accade, la responsabilità poi se la prende il capo dell'organizzazione, no? Del gruppo. È chiaro che bisogna lavorare ancora, non è finito e non può essere risolto il problema. Mentre noi stiamo parlando, probabilmente con la frequenza con cui stanno avvenendo, m'hanno comunicato, non l'ho ancora verificato, la scarcerazione di un altro 41 bis, peraltro zone nostre, ahimè. Sempre. Ahimè, ieri ne hanno scarcerato un altro, un killer siciliano che doveva scontare 3 ergastoli. È un'emorragia che si è aperta, che va tamponata attraverso un intervento strutturale serio.
Dottore, scusi, io ho letto che le richieste sono 74 di pericolosi mafiosi, fra cui l'uomo di Provenzano. Cioè, potrebbe succedere veramente l'incredibile. Ora Bonafede annuncia un decreto sul modello del decreto Salva Italia in collaborazione con tutti voi, in collaborazione con la Commissione parlamentare antimafia, ma sarà sufficiente questo a fermare cose che stanno accadendo mentre noi parliamo, come lei ha ricordato? Guardi, purtroppo io vorrei sbagliare anche questa volta, ma credo che tutto può succedere. Tutto può succedere, speriamo che questa falla vada tamponata al più presto. Un primo segnale anche normativo è stato dato, peraltro prendendo atto, no, anche di quello che noi segnalavamo, quindi su questo non posso che essere soddisfatto, almeno da un punto di vista personale, che alcune di quelle poi, di quei suggerimenti, di quelle indicazioni siano state recepite ed accolte. Ora si deve passare al grosso del problema, perché, ripeto, io ho sempre segnalato che il grosso del problema è quello di natura organizzativa, e cioè bisogna rasserenare i giudici, che sono i magistrati di sorveglianza, ma sono anche tutti i tribunali e le corti d'appello di questo paese che hanno in carica le misure cautelari, perché questo avviene sia nei confronti dei condannati definitivi, in via definitiva, sia nei confronti di quelli che sono in custodia cautelare in carcere, per cui sono ancora in corso i processi. E quindi bisogna provare a rasserenare tutti i colleghi che sono giustamente preoccupati di fronte all'emergenza e al rischio che i detenuti corrono nel carcere, perché badate, noi abbiamo creato, forse inconsapevolmente, un sistema di burocratizzazione e di responsabilizzazione anche dei magistrati, che è anche più pesante di quello che sembra. Il magistrato oggi, di fronte a un'istanza pressante del difensore, addirittura una segnalazione del carcere o del DAP, come avviene per effetto della circolare del 21 marzo, di urgenza di provvedere per assicurare le condizioni di salute del detenuto, si guarda bene da rigettare e da assumersi la responsabilità che si può chiamare morte, che si può chiamare, diciamo, grave aggravamento della malattia, e che può significare azioni di responsabilità nei confronti del magistrato Mostri. che poi non ha deciso nel senso indicato. Allora, la prospettiva deve essere diversa, cioè bisogna rasserenare i magistrati dicendo, laddove è così, perché io non sto dicendo di inventare cose, laddove è così, dicendo che le condizioni del carcere sono adeguate rispetto al rischio di infezione per quel determinato gruppo di detenuti, oppure adeguare e quindi ricominciare quella fase organizzativa di cui le parlavo, a mettere mano a presidi sanitari, a ripartizione anche dei detenuti, a spostamento dei detenuti laddove abbiano bisogno di cure in istituti attrezzati o diciamo oppure reparti già di restrizione Adeguati. verso gli ospedali. Bisogna fare un piano, è No, chiaro ma che ci vuole una strategia. Io mi sorprendo di una cosa, diciamo, e pure questo l'ho sempre segnalato, l'ho segnalato dall'inizio. In questo paese è stata dichiarata l'emergenza sanitaria, e mi sembra ovviamente una banalità, è stata dichiarata e si sta affrontando l'emergenza sociale e l'emergenza economica, ma l'emergenza carceraria. Ma infatti, io questo volevo domandarle, nel senso che noi abbiamo un'emergenza carceraria e si è vista dall'inizio, un sovraffollamento delle carceri c'è. C'è però il tema che io vedo una bomba sociale, dottore, nel senso che queste persone a casa, che costituiscono un pericolo di riattivare quella rete malata che voi avete combattuto e per la quale avete studiato e lottato tutta la vita, contestualmente il Covid che rende povero questo paese e quindi lascia molto più spazio alla criminalità. Nel senso, io che sono in difficoltà economica, è più facile che vado da uno Stato che rischia di essere assente rispetto a alcuni finanziamenti o dalla malavita organizzata che in questo momento riesce ad avere spazio? Cioè, come si fa a coniugare il sovraffollamento delle carceri con la bomba sociale che ne può derivare? Guardi, io ho una mia idea, no? Probabilmente in questo periodo anche la macchina organizzativa
comunque si è mossa, si sono costruiti ospedali, si è fatto fronte e si fa fronte quotidianamente a un'emergenza senza precedenti, no? Nel mondo, nemmeno diciamo nel nostro paese. Si sarebbe dovuta cogliere la palla al balzo, l'occasione, no? Anche l'opportunità offerta da questo momento drammatico per intervenire strutturalmente anche sul mondo carcerario. Perché guardate, una cosa deve essere chiara, e cioè che i detenuti devono espiare una pena che si chiama privazione della libertà. Certo. Per il resto tu non gli puoi togliere la dignità. Io da Per questo punto di vista carità. sono chiaro e sono d'accordissimo, ovviamente in linea con le pronunce della Corte Costituzionale e la CEDU, che non potrebbero essere diciamo diverse. Ma un carcere che funzioni bene, in cui ci sia un clima sereno, in cui lavorano serenamente dal direttore al secondino all'agente di polizia penitenziaria, in cui il detenuto abbia la possibilità di, e ce ne sono, sono Sì. pochissimi in Italia, io ne ho girati tanti, quindi posso permettere di Parlare. rappresentarlo e di parlare, perché ho visto, diciamo, entrando in alcune carceri, un'area bucolica, c'erano i detenuti che coltivavano la terra, i laboratori di Esatto. ceramica, piuttosto che garantiscono dignità di espiazione della pena, possibilità Reintegrazione, di esatto. recupero vero, cioè nell'ottica della Costituzione. Sì. La Costituzione ci dice che la pena deve avere funzione rieducativa, no? Perché poi quando escono possono legittimamente aspirare ad essere reinseriti, risolvendo quell'altra bomba che lei giustamente segnalava, la bomba sociale di questa gente che invece, tornando a casa o essendo liberata, andrà ad affollare, diciamo, oggi le fila già nutrite, nutritissime, dei disoccupati, delle persone disperate, delle persone che sono ostili nei confronti dello Stato che non le cura, che non ha a cuore i loro interessi. Guardate, questo è un problema serissimo. Noi rischiamo di dover affrontare una stagione molto molto complicata di aggressione al crimine Molto, organizzato. molto. Guardi, io la penso esattamente come lei su reinserimento e sui valori base. Ho studiato giurisprudenza, anche se ormai sono anni che non faccio l'avvocato. Io indosso dei braccialetti spesso made in carcere, proprio perché penso che bisogna dare la possibilità a queste persone di produrre e di ricominciare, perché poi non sono tutti 41 bis, ci No, sono ma anche perché persone con reati diversi e le certo. carceri devono rispettare la dignità. Però Ma sa qual è la cosa? lo sa qual è il paradosso? Perché se noi avessimo avuto questo obiettivo, non sarebbero andati a casa i 41 bis. Esattamente. Gli alta sicurezza, i mafiosi, i boss sarebbero in carcere perché, diciamo, nessuno avrebbe potuto dire: no, ma io non sto bene, non sono curato, non rischio di stare in carcere. Ancora meglio se possibile, perché da un punto di vista logico il carcere è un perimetro anche isolato, no? Sì. Rispetto a quello che avviene fuori. Soltanto che c'è un pezzo di società, di popolo, che crede nel lavoro della magistratura, nel lavoro delle forze dell'ordine, per fortuna, e nel lavoro che da buoni cittadini ognuno di noi prova a fare, che dice, dottore, lo leggevo anche velocemente dai messaggi che arrivano, come si fa a spiegare ad un bambino o a un ragazzo che vive in questo paese che mentre da una parte c'è una persona tipo Apicella che non tornerà mai più a casa e che è morto per strada per difendere la legalità, per difendere tutti noi con uno stipendio bassissimo, dall'altra parte c'è un mafioso da 41 bis che ritorna a casa propria invece di stare in carcere e morire in carcere come prevede la pena a cui è stato condannato. Cioè, qual è il messaggio che noi riusciamo a dare di speranza a chi crede in una giustizia giusta? Perché questo è il tema, una giustizia giusta, dottore. La speranza è quello che poi è un po' il mio slogan, che ormai è diventato il mio slogan, è il mio modo di pensare e anche di vivere, probabilmente dal giorno dopo la cattura di Michele Zagaria, e cioè che lo Stato vince sempre. Perché noi dobbiamo avere la certezza di questo. Gli interpreti delle istituzioni possono anche sbagliare. Purtroppo, ripeto, siamo uomini, ma che le istituzioni siano sacre, e noi dobbiamo avere questa indicazione. Dobbiamo anche poi
saper scegliere i nostri rappresentanti nelle istituzioni, ovviamente, sulla base delle loro prerogative, della loro storia, dei loro programmi, della loro voglia, no, di interpretare un certo modo di intendere il paese, perché questo è ovviamente il presupposto dell'esercizio poi del grande potere del popolo che è il voto. Però prima di tutto Sì. bisogna crederci, bisogna Sì, credere nello bravo. Stato, no? Che E siamo noi lo quindi Stato, tra l'altro. siamo noi lo Stato, peraltro lei saprà che io stesso sono il primo ad interpretare e a svestirmi, diciamo, della toga e ad andare in mezzo alla gente a rappresentare Conosco bene la sua storia. un altro tipo di Stato, no? E cioè le persone per bene che si associano, che si uniscono e vanno ad aiutare quelle più in difficoltà. Io in settimana sono stato al Parco Verde con la mia associazione a scaricare dei pacchi alimentari, perché così si fa antimafia. E Bravo. noi poi molti pensano che si possa fare a casa a chiacchiere. Cioè, no, purtroppo questo non è ancora possibile. Non Prevede hanno ancora sacrifici. inventato, diciamo, lo smart working Bravo, per la per generosità e per l'antimafia. essere stato e buoni cittadini. No, ma il fatto che lei sia una persona eccellente lo dimostra anche la sua presenza oggi qui sui social, no? Ci mette la faccia, è stato disponibile, mi ha detto subito sì quando io glielo ho chiesto e credo che questo sia un contributo che ogni magistrato dovrebbe dare ai cittadini che poi seguono, perché le persone ormai sono informate e seguono tutte. Io le faccio ultime due domande perché non voglio abusare della sua disponibilità e gentilezza. La prima è di carattere personale, perché poi alla fine tutti parliamo, ma non ci rendiamo conto di quanto sia difficile vivere sotto scorta. Lei è sotto scorta da tanti anni, un po' la sua libertà ha subito una privazione, un po' come tante persone che scelgono. Lei purtroppo non ha scelto, deve stare sotto scorta perché è un magistrato che ha fatto arresti importanti. Com'è? Giusto per dirlo alle persone che da casa non sanno che cosa significa vivere sotto scorta. Guardi, è ovviamente una modalità diversa di interpretare la propria vita, che ti priva di alcune gioie, anche elementari, che possono essere la passeggiata nel parco, piuttosto che leggere un libro da solo, così su una Sulla panchina, spiaggia. e tutto quello, o sulla spiaggia, tutto quello che comporta. Ma non tanto e non solo per me che ho fatto questa scelta, e probabilmente sapevo dall'inizio che poteva essere una conseguenza della voglia di lottare poi contro certe organizzazioni mafiose che vedono anche in questi mezzi il loro modo di contrastare lo Stato, no? È quello che si vuole fare per evitare che loro continuino a fare danni. Ma un po' di più forse mi consentano, io lo faccio raramente, però ne voglio approfittare. Un po' di più questa privazione io la sento come peso personale sulla famiglia, sui Eh figli, sì. che mi sopportano e che fanno finta di niente quando vedono le armi o quando devono entrare in un'auto blindata. Ovviamente la speranza è che questo possa passare, significherebbe che le organizzazioni mafiose sono diventate meno pericolose, meno aggressive, ma non tanto per Catello Maresca, quanto piuttosto per la società e per il popolo italiano, perché ormai non possiamo dire nemmeno solo campano o napoletano, no? Perché sono una mafia. Le mafie ormai sono Limiti extraterritoriali. geografici. Sì. Dottore, io la ringrazio molto. Tutte le persone sui social dicono che deve continuare a lottare per noi. Io penso che lei ha sempre fatto un grande lavoro e sono orgogliosa di essere nata nella stessa regione di un bravo magistrato. Ecco. Un'ultima cosa, salutandoci e ringraziandola ancora. Cosa direbbe ad un magistrato che oggi inizia a fare il magistrato, un giovane magistrato, a cospetto di tutto questo che abbiamo detto, sentito e delle sciocchezze sul 41 bis che sono accadute appunto in questi giorni? Un messaggio di positività, perché poi alla fine lei, quanto me, è del sud e al sud abbiamo sempre il sole in tasca, anche quando piove. Dico come ho sempre pensato, ed è quello che mi ha fatto poi superare, no, i vari momenti anche di sconforto, di difficoltà,
che è uno dei lavori più belli del mondo, ma non per il senso di... Talvolta qualcuno interpreta male, no? Pensa che possa essere legato al potere, all'esercizio di una funzione costituzionalmente garantita in quanto potere dello Stato. No, io la leggo al contrario, in quanto servizio, di funzionari dello Stato per la gente e per una grande speranza. Su questo ovviamente concluderei che per tutti i paesi e per il nostro in particolare che si chiama giustizia. Grazie, dottore, grazie mille. E allora Grazie. l'ultimo abbraccio io lo rivolgo a sua moglie e ai suoi figli. Grazie. E la lascio libera di goderseli questo 1º maggio. In bocca al lupo per Grazie, tutto, buon grazie anche tu. A lavoro. presto, a presto. Arrivederci, a presto. Beh, ragazzi, come avrete visto, questo paese è fatto anche di tante persone che combattono per noi ogni giorno, facendo fare sacrifici alle proprie famiglie. Orgogliosa di questo collegamento, spero che abbia chiarito a tutti voi le vostre idee. Ci siamo tanto arrabbiati, tanto incazzati per queste scarcerazioni, ma adesso avete sentito dalla voce di chi combatte ogni giorno per arrestare quei mafiosi come si vive questo momento. Vi ringrazio a tutti, buon 1º maggio e ci si vede domani.